Dato che stavamo parlando di Life is Strange, ragazzi, abbiamo visto appena adesso il gameplay di Life is Strange, dobbiamo parlare anche, sì, Life is Strange Double Exposure, no? Tutto quello che abbiamo detto, ora dobbiamo parlare della cosa un po' scandalosa che è successa e ve ne voglio parlare perché è piuttosto importante. Ora, premessa, come vi ho detto, sono grande fan del primo capitolo, quindi per carità io sono coinvolto, tutto quello che volete. E quello che vi mostrerò in realtà l'abbiamo già visto succedere con tanti altri giochi ed è un bel po' che ne parliamo. Però secondo me in questo caso qui è un po' più grave, ok? E per due ragioni nello specifico. E vi voglio mostrare il perché. Ovvero, questa è la pagina Steam di Life is Strange Double Exposure, no? Uscita 29 ottobre 2024, per chi lo chiedeva, da circa 4 mesi, per l'appunto, e viene venduta in tre versioni. Ovviamente c'è base, deluxe e ultimate, no? Con prezzo di $49,99, $59,99 e $79,99. La ultimate ha un prezzo ovviamente che non ha per niente un buon rapporto qualità-prezzo, ok? E ha delle cosette in più. Ora, ecco qua. Il problema. Questo è il problema, ragazzi. Quello che vedete qui. Ovvero, delle tre versioni del gioco, la standard ha semplicemente il gioco. La Deluxe Edition ha outfit pack, scusate. E la Ultimate Edition ha tutte queste cose. Ha l'outfit di Final Fantasy VII, il fan favorite, Poe Prince e exclusive cut content. Cioè, cut content mi sa che non è cut content di tipo cose secondarie, proprio, c'è scritto proprio i gatti, non so, vabbè. Però potrebbe essere anche delle cosette in più che riguardano il gioco, magari un piccolo dietro le quinte o altre immagini, non ne ho idea. Il problema è che è anche un'altra cosa, ovvero capitolo 1 e 2 con 2 settimane di anticipo. Eh sì. Avete capito bene, la Ultimate Edition ha un early access di 2 settimane e del capitolo 1 e 2. Ha un early access quindi in parte, ok, di un pezzo del gioco, però di 2 interi capitoli che sono un pezzo importante del gioco. Di solito i Life is Strange di capitoli ne hanno 5, se non ricordo male, ok? E quindi però è tipo, o 6, non mi ricordo, però è un terzo del gioco. Sì, anche questo è venduto a capitoli che mi dà fastidio veramente tanto la cosa. Come vi ho detto, non è certo la prima volta che vediamo questa cosa, d'accordo? E non è una sorpresa in senso assoluto. Quanti sono i giochi che avete visto avere l'early access a pagamento con la deluxe? Ecco, la differenza però è nell'entità e nella versione che te lo offre e anche la natura del gioco. Ecco, quindi anche se è già successo prima, questo gioco qua ha alcune aggravanti in particolare. Uno, con altri giochi, la Ultimate ha tante cose diverse, ma l'Early Access era già nella Deluxe, il che vuol dire che paghi quel tot in più per avere l'Early Access, che comunque è male secondo me, però almeno è uno step. Cioè, la versione subito dopo da quella base. Questa invece c'è solo nella Ultimate, ok? Quindi tu devi praticamente pagare, invece di $49,99, $79,99. Il che vuol dire 30 euro in più, non 20, come spesso capita, ok? E quindi è questo il problema. Cannapocci, grazie mille della sub in regalo, grazie di cuore. Ecco, allora, e arriva l'altro problema, e che è proprio nella natura di Life is Strange. Life is Strange è un gioco che è quasi interamente basato sulla storia e sulle scelte, ok? Il gameplay è molto risicato, ci sono le scelte multiple, e quindi le vicende del gioco sono il gioco, detta proprio sinceramente così. E qual è il problema? È che se tu metti i primi 2 capitoli con 2 settimane di anticipo, tu praticamente costringi tutte le persone che sono davvero tanto interessate al gioco
a passare quelle due settimane nell'assoluto terrore, chiudendo ogni social media o cose del genere o qualunque rapporto con i contenuti su YouTube e cose del genere, per il terrore di beccarsi giganteschi spoiler, perché ovviamente poi non è uno spoiler di persone che ti dicono una cosa che non avrebbero dovuto sapere e te la stanno dicendo spoilerandoti qualcosa che solo loro hanno visto. No, no, è in vendita il gioco. Tecnicamente lo potresti giocare anche tu spendendo 30 euro in più, no? Che è più del 50% del costo del gioco. Oltretutto vorrei sottolineare. E gli spoiler per un gioco come questo sono molto gravi, perché ti rovini il gioco, cioè letteralmente. Cioè, in un gioco del genere, se uno ti spoilera il finale un paio di cose, ti ha rovinato il gioco completamente. Cioè, è quasi inutile che lo giochi, sul serio. Non sto scherzando. Cioè, è basato tutto sulla storia Life is Strange. Perciò, è un qualcosa che crea un serio problema, perché anche se non vuoi, qualche spoiler ti potrebbe arrivare. E di nuovo, non è uno spoiler derivante da un leaker che ha pubblicato una cosa che non avrebbe dovuto sapere. No, sono persone che legittimamente hanno comprato la versione Ultimate, legittimamente l'hanno giocata e legittimamente ne stanno parlando sui social, insieme ad altre persone, perché vogliono discuterne e hanno pienamente il diritto di farlo, ci mancherebbe altro. È questo il problema. Cioè, un gioco che è basato sulla storia, venduto in anticipo di 2 settimane nella sua versione Ultimate, e che porterà un sacco di spoiler a un sacco di persone che non potranno evitarlo, né potranno lamentarsi di questi spoiler con le persone che li fanno, perché in realtà queste persone non stanno tecnicamente spoilerando. Stanno discutendo di una cosa che hanno giocato e che hanno comprato. Quindi non c'è neanche possibilità di incazzarsi con quello che te l'ha messa online. Non c'è neanche la possibilità di prendersela con quello che ha fatto il leak o che sta parlando del rumor, che ha girato quegli screenshot o che ti ha scritto quella cosa che non avrebbe dovuto sapere. No, no, sono perfettamente nel loro diritto di fare quello che stanno facendo. E questo è veramente pesante, ok? Perché non solo si tratta della, diciamo, dell'operazione commerciale lato early access forse peggiore che abbia mai visto finora, perché mette l'early access soltanto nella versione Ultimate e che costa 30 euro in più, ed è di 2 settimane l'anticipo, è veramente tanto l'anticipo di 2 settimane, ma lo fa con un gioco che più di tantissimi altri si presta a essere vittima di spoiler, perché, ripeto, è basato tutto sulla storia e quindi qualunque cosa ti dicono ti danneggerà l'esperienza, che il gioco è tutto lì. Quindi è veramente una brutta mossa questa qui, e Square Enix però è già da un po' che la fa, nel senso, e Square Enix, come tantissime altre aziende, ormai sta piano piano diventando la norma ovunque. Avete visto, Blizzard ha cominciato a farlo, ovviamente Microsoft, Starfield, l'early access di Starfield alla versione deluxe è stata venduta tantissimo, c'erano milioni di giocatori nell'early access di Starfield e quelli hanno per forza pagato. Non era nel Game Pass la versione con early access, la dovevi pagare. Quindi ecco, questo è una cosa estremamente diffusa, ma in questo caso specifico è particolarmente pesante. E questo purtroppo è una brutta, bruttissima pratica. E adesso però il mio discorso si differenzierà rispetto a quello di altri, perché qui le persone se la prendono con le aziende. E no, mi tocca essere in disaccordo, perché sono gli utenti a comprarle queste cose. E le aziende non farebbero queste operazioni spingendosi sempre più in là, arrivando a mettere l'early access in una versione che costa 30 euro in più, cioè quindi quasi il 50% in più della versione normale, con 2 settimane di anticipo in cui ti spoileri un terzo e forse anche più del gioco, se questa operazione non avesse successo, se questa operazione non avesse già dimostrato che frutta un sacco di soldi. Quindi sono gli utenti a essere causa del loro stesso male, perché se così tante persone non avessero comprato le versioni in early access di tantissimi altri giochi, Square Enix non sarebbe stata così incentivata a spingersi fino a questo punto,
magari ci sarebbe stato un early access di 3 giorni, come è successo per tantissimi altri giochi, nella versione deluxe. Comunque è un danno, perché poi in quei 3 giorni ti puoi beccare tranquillamente lo spoiler, e in quei 3 giorni c'è gente che se lo finisce in 24 ore. Assolutamente sì. Per non parlare poi dei walkthrough al day one o quasi, o alla data di embargo che vengono fatti da content creator o dalla stampa, eccetera. Quindi il rischio c'era comunque, ma così è tanto. Cioè, 2 settimane sono tante per un gioco completamente basato sulla storia. È pesante. E ripeto, non è solo una questione di costo, non è solo una questione di soldi, è tutto l'ecosistema e la natura di Life is Strange a essere un problema in questo caso. Però, di nuovo, ragazzi, gli utenti comprano un sacco di early access e quindi le aziende lo fanno. Al posto loro, che cosa avreste fatto? Cioè, fosse stati voi Square Enix e aveste avuto la necessità di pensare a come vendere questo gioco e ti dicono fai i più soldi possibili, cosa fai? Non avreste fatto anche voi la stessa cosa? La realtà è questa. Al loro posto avreste fatto la stessa cosa, perché è chiaramente una cosa che ti porta molto più soldi e ha già dimostrato di avere molto 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 successo. Assolutamente, quindi purtroppo è così, la cosa non cambierà, e quindi è, se vogliamo, questo mio messaggio si conclude con un avvertimento. E un avvertimento è: attenzione, se volete giocare a Life is Strange, sappiate che rispetto alla data di uscita, 2 settimane prima potreste beccare un sacco di spoiler, quindi decidete voi se prendere o meno la Ultimate per giocare prima degli altri. Io, in tutta onestà, ve lo sconsiglio. Non mi sembra assolutamente un buon modo per utilizzare i vostri soldi. Quei 30 euro in più starebbero bene spesi in un altro gioco che vi offre un'esperienza completamente diversa e dà più soldini a qualche altro sviluppatore, magari indie. E niente pre-order soprattutto. E va bene, ma quello vale sempre. Ma soprattutto state attenti agli spoiler, molto attenti, perché per 2 settimane temo che ne vedrete di tutti i colori, e specie con un gioco come questo, come vi ho detto, tutto basato sulla storia, questa è pesante. Quindi, di nuovo, state attenti, non c'è altro da dire.